Ciao amici di Piccoli Grandi Viaggiatori, quest'oggi vediamo le immagini di due laghi, il lago di Dobbiaco e il lago di Misurina. Sono due laghi che abbiamo visitato nel ritorno dalle Dolomiti, ci sono piaciuti molto e allora abbiamo pensato di farvi vedere qualche immagine. In sottofondo il racconto delle leggende dei due laghi. Questa che vedete è la pagina di Facebook di Piccoli Grandi Viaggiatori, che vi invito a mettere un bel mi piace sia sulla pagina che qui sotto su YouTube. Ciao, alla prossima! Allora, ti ricordi il lago di Dobbiaco? Sì. C'è una leggenda, tanti anni fa, precisamente nel 1304, sì, che sono tanti anni fa, sì, c'era una residenza in Austria, sì, a Castelbruck, precisamente a Lienz. Qual è Lienz? Lienz, dove siamo andati a mangiare la torta. È questa qui? Sì, è quella lì, brava. Insomma, che un bel giorno c'era un conte che morì. I figli, alla sua morte, decisero di mandar via la sorella, che si chiamava Emerenziana. Perché lo decisero di mandarla via? Perché avevano paura che la catturasse qualcuno del luogo. Allora, cosa fanno? Prendono la sorella Emerenziana e la mandano in un monastero in Italia. Allora, siccome questa strada per il monastero è molto lunga e impervia, un po' come la strada di Cappuccetto Rosso, sì, decisero di dargli un accompagnatore. E questo era un cavaliere di Monguelfo. Monguelfo è una città, un paese. E sai come si chiamava? Lui si chiamava Baldassare. Quindi Emerenziana e Baldassare partono per andare verso questo monastero in Italia. Durante il lungo viaggio il cavaliere diventa triste. Ed Emerenziana allora coccola e gli dice: non essere triste. E lui pian pianino diventa meno triste e si innamora della bellezza di Emerenziana, ma si innamora talmente tanto che alla fine chiede di sposarlo. Ed Emerenziana accetta perché a lei piace Baldassare. Emerenziana e Baldassare si sposano, ma non sono contenti gli altri di questo matrimonio. Perché? Perché lei è una principessa, lui è solo un cavaliere, non è un principe. Allora, siccome i fratelli volevano un principe per lei, non sono contentissimi di questo matrimonio, ma loro sono innamorati. E cosa fanno? Vanno a Dobbiaco, che è il lago che abbiamo visto noi. Sì. È romantico? Sì. E decidono di andare lì. Però i goriziani si offendono. I goriziani sono quelli che abitano a Gorizia, sì, che sono amici dei fratelli di Emerenziana. Sì. Allora cosa fanno? Noi faremo una guerra e distruggeremo Dobbiaco! Ma vogliono fare la guerra anche contro la principessa? Contro tutti, sono arrabbiatissimi, vanno là, vogliono fare una guerra contro tutti, ma tan, interviene il prevosto di San Candido. Che cos'è il prevosto di San Candido? Cosa vuoi sapere? Che cos'è il prevosto? Il prevosto. Il prevosto. Il prevosto è una persona di chiesa, un po' come il prete. Sì. Mm? Questo era il prevosto di San Candido e lui, furbescamente, riuscì a fare da paciere. Sai come? Fece una festa incredibile che tutti quelli che volevano fare la guerra dissero: oh, ma chi ce lo fa fare di fare la guerra? Che qua c'è da mangiare per tutti, ci divertiamo, balliamo, festeggiamo. E allora smisero di fare la guerra, o meglio, non la iniziarono proprio, e andarono lì a mangiare e a bere. Questo matrimonio, da matrimonio che non voleva nessuno, diventò un matrimonio dove tutti erano contenti. Sì. Ti è piaciuta? Sì. La leggenda del lago Misurina è una leggenda che parla di un re, il re Sorapis, che era un re di terre molto vicine alle tre cime di Lavaredo, che è la zona dove c'è questo lago. Misurina era una bambina molto molto viziata, capricciosa e dispettosa. Sì. Lo sai? Sì. Ah, ma perché era un po' come te? Sì. Però no, era... Non era come... Era più... Più capricciosa? Sì. Però era anche molto molto bella. Il re Sorapis era molto 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 affezionato a questa bambina, le voleva tanto bene, era la sua bambina. Tutti vogliono bene alla propria bambina. Sì, è vero. Quando Misurina compì 8 anni, venne a sapere di una fata che viveva sul Monte Cristallo e che possedeva uno specchio magico, il quale dava il potere di leggere i pensieri di chiunque. Chiunque si specchiava in questo specchio, lo specchio leggeva i pensieri. Allora Misurina supplicò il padre affinché le procurasse questo specchio, che desiderava ad ogni costo. E allora il re cedette e l'accompagnò a cercare questo specchio.
la fata non gli voleva dare lo specchio, ma poi, siccome il re si mise a piangere e vide queste grandi lacrime del re per la sua bambina, decise di donargli lo specchio. In cambio, la fata, che aveva un giardino ricco di fiori stupendi ma che venivano bruciati dal sole, chiese al re di essere trasformato in un monte in modo tale da fare ombra e di salvare il suo giardino. Allora il re acconsentì di diventare questa montagna. Quando Misurina ricevette il regalo, gli venne anche detto del patto che era stato fatto tra la fata e suo papà. Ma lei non si scompose, anzi, pensava che se suo papà diventava una montagna, lei ci poteva giocare sopra e divertirsi. Ma mentre gli veniva donato il regalo, il re Sorapis iniziò a diventare una montagna. Diventò gonfio, cambiò colore, i capelli divennero alberi e le rughe creacce. Misurina si accorse improvvisamente di trovarsi in alto sulla montagna e che la montagna era suo papà, e guardando in basso fu colto subito da un capogiro e cadde nel vuoto. E il re poverino, una delle ultime cose che vide trasformandosi in montagna fu la figlia che cadeva giù dal monte, e allora gli venne da piangere, e piangendo diventando montagna le sue lacrime divennero due grossi ruscelli pieni pieni d'acqua e trasformarono in fondo alla montagna i ruscelli in un grande lago che prese il nome di Misurina e che noi abbiamo visto. E siccome poi lo specchio che aveva in mano si ruppe, creò dei cristalli che fanno in modo che questo lago qua, quando gli piace il sole, rifletta dei colori bellissimi e magici, ed è per quello che il lago di Misurina è un lago bellissimo e unico al mondo. Ma Misurina poi dove è andata? Misurina è diventata praticamente il lago. E come ha fatto se invece il lago era nella prima di suo padre? In realtà Misurina è morta, ma il suo spirito è rimasto nel lago. Allora la sapevi già e ne sapevi più di me.